Ed eccola qui la nuova Volkswagen ID5. Volkswagen ha da poco annunciato l'avvio della produzione del SUV coupé disponibile anche nella versione più cattiva, la ID5 GTX. Partendo intanto dal discorso dimensioni, parliamo di una vettura che ha solo 12 mm in meno in altezza rispetto alla ID4, ma presenta un passo decisamente generoso a 2,76 m che garantisce un'abitabilità interna eccellente anche per gli occupanti della seconda fila di sedili senza considerare il capiente bagagliaio che raggiunge i 549 litri attenzione al dettaglio attenzione anche all'ambiente con materiali e finiture di livello che prestano appunto la spalla alla svolta green di volkswagen abbracciando quindi la sostenibilità ed il riciclo parlando delle tecnologie, beh, a bordo della nuova Volkswagen ED5 troviamo la guida autonoma di secondo livello, oltre che l'innovativo software di casa Volkswagen per la gestione di tutte le tecnologie di bordo attraverso il comodo schermo del sistema di infotainment centrale. Quindi Volkswagen ED5 supporta gli aggiornamenti over the air, quindi gli aggiornamenti da remoto, e porta a bordo quindi la guida autonoma di secondo livello attraverso le funzioni avanzate. Del suo travel assist, frenata automatica d'emergenza, cruise control adattivo, mantenimento attivo del centro della carreggiata, blind spot. E poi anche le informazioni in tempo reale riguardanti il traffico, grazie alla vettura che è sempre connessa in rete. Parlando delle motorizzazioni, ci sono a listino due versioni: ID5 Pro Performance con motore a trazione posteriore da 204 cavalli e la più potente top di gamma ID5 GTX, che monta la trazione integrale grazie al doppio motore sull'asse anteriore e su quello posteriore per una potenza complessiva di 299 cavalli e quindi se la prima accelera da 0 a 100 in 8,4 secondi prosegue poi per una velocità massima di 160 km/h la ID5 GTX invece accelera da 0 a 100 in 6,3 secondi e tocca una velocità massima di 180 km/h entrambe le versioni però montano lo stesso pacco batterie da 77 kWh Volkswagen promette nel caso della D5 Pro Performance un'autonomia nell'ordine di 520 km nel ciclo di omologazione VLTP una potenza di ricarica accettata con la presa combo fino a 135 kW. Nel caso della ID5 GTX, chiaramente le prestazioni sono maggiori, l'assorbimento è maggiore, quindi l'autonomia nel ciclo di omologazione VLTP scende a 490 cavalli. Ma il picco di ricarica raggiunge i 150 kW. Pensate che è possibile in questo caso, grazie alla corrente continua, ricaricare ben 100 km di autonomia in soli 6 Minuti parlando di prezzi, beh, la Volkswagen ID.5 5 Pro Performance parte da circa 52.900 euro in Italia, con una dotazione molto ricca, guida autonoma di secondo livello e poi ancora app connect, sistema di infotainment touch da 12 pollici, caricatore wireless per lo smartphone e tantissimi sistemi ADAS. Parlando invece della 5 GTX, il prezzo di listino parte da 58.700 euro, però ci sono dotazioni extra. Quali, ad esempio, i fari anteriori full led con tecnologia Matrix di serie e quelli posteriori 3D led con indicatori di direzione dinamici e poi ancora i cerchi in lega da 20 pollici. Comunque vi aggiorneremo su tutte le novità riguardanti i Volkswagen ID5 attraverso il blog di autoprove.it